Dopo è nato il governo Draghi, ha ottenuto la fiducia del Senato e della Camera, è diventato pienamente operativo. Un commento rapido su questo nuovo governo. Credo che sia da apprezzare lo stile di Mario Draghi, innanzitutto, assolutamente antiretorico, molto scarno, molto semplice. Credo che sia un elemento apprezzabile in una cornice di politica politicante che ha stancato per mesi e anni di orientamento verso i tweet, verso le politiche gridate, verso le polemiche continue. Bene la semplicità di Draghi. Bene anche la grande fiducia che ha Draghi nei mercati finanziari internazionali. Abbiamo avuto una discesa dello spread. Questo significa risparmio di miliardi sugli interessi che l'Italia paga per chi compra titoli di Stato. Poi, nell'ambito delle dichiarazioni programmatiche, alcune cose sono inevitabilmente generiche, capitoli solo accennati. Sul tema della giustizia, oltre ad affermazioni condivisibili e normali, non abbiamo altro. Bene l'impegno per un'operazione di snellimento della burocrazia nel nostro Paese. Ovviamente questo è un impegno assunto da quasi tutti i governi. Dovremo vedere poi alla prova dei fatti quello che verrà fuori. Quello che mi pare più problematico nelle dichiarazioni di Draghi è il capitolo che riguarda il Mezzogiorno d'Italia. Non mi convince una lettura che sottolinea solo, come è capitato, la presenza di poteri criminali e l'inefficienza amministrativa. Queste cose ci sono e sono state fra le ragioni anche del ritardo del Sud, ma oggi il Sud è molte altre cose. Non è riducibile all'inefficienza o ai poteri criminali. Ci sono elementi di grande innovazione nei settori della ricerca, dell'industria, nel sistema universitario e ci sono anche istituzioni che sono in grado di reggere la sfida dell'efficienza nei confronti di tutte le altre regioni d'Italia. La Campania è fra queste, pronta ad affrontare la sfida dell'efficienza nei confronti di chiunque. Credo che lo abbiamo dimostrato nella gestione del Covid, lo dimostriamo con la capacità di spesa, lo dimostriamo essendo la regione d'Italia che ha i tempi di pagamento più brevi di tutto il Paese. Paghiamo nella sanità pubblica 14 giorni, cosa che non accade neanche.